Buongiorno ragazzi e benvenuti ad un altro video, bentornati al canale. Ieri sera mi sono rivisto tipo un sacco dei miei vlog passati per rivedere un attimino tutto il percorso che abbiamo fatto, e quella è una di quelle cose che sono veramente felicissimo di aver fatto. Alla fine ho fatto video e faccio video da oltre 5 anni e ogni tanto, cioè, mi ricordo quanto è bello poter rivedere e rivivere tutte quelle esperienze che ho fatto tra l'università, tra Bath, da quando sono andato a fare l'anno di lavoro a Manchester alla Shell, a poi quando siamo partiti e andati in America, a poi a Dubai e il Covid a Dubai, i 3 mesi che abbiamo fatto in lockdown con il Sammy, per vedere un attimino e ricordarmi tutto il percorso del processo che alla fine mi ha portato a dove sono oggi. E una delle cose che ho più notato era il fatto che alla fine parlavo veramente un sacco alla telecamera e mi aprivo e vi dicevo veramente tutto quello che stavo vivendo e come lo stavo vivendo. E ho fatto, devo dire che nell'ultimo periodo l'ho fatto sempre di meno, ma non l'ho fatto consciamente. Me ne sono accorto ad esempio vedendo quei video dove alla fine vi avevo parlato nel dettaglio di letteralmente tutto, di come mi sentivo all'università, dei momenti che ero stressato, di quando dovevo lavorare, di come è iniziato Kaizen, i costi, eccetera. E più sono andato avanti, più tutto è diventato tipo più stressante e più è diventato più un lavoro, che ho iniziato sempre a dubitare e a pensare due volte prima di tipo filmare, mostrarvi e parlarvi di qualche cosa. E quello alla fine è come se avesse creato un piccolo muro tra di me e tra di voi. Un muro che non mi piace e che voglio letteralmente abbattere, perché alla fine io sto qua solamente grazie a voi, quindi è sempre importante ricordarsi di questo e ricordare che io non sarei niente, tutto il mio percorso non sarei niente senza il supporto che alla fine ho avuto sui social negli ultimi anni. E quindi sì, voglio provare a parlare il più possibile e a raccontarvi la mia verità di come mi sento e soprattutto di tutto quello che succede nella mia vita, perché alla fine mi sembra che faccio vedere sempre solo la palestra, ma quella alla fine è una piccola parte quasi in autopilot per me, e ovviamente è molto importante, è ciò che amo fare, è la mia passione e amo tipo mettermi degli obiettivi in palestra che voglio raggiungere. Però alla fine gran parte delle energie mie fisiche e mentali vanno non nella palestra, ma vanno soprattutto a cose più lavorative, a cose più amministrative, a cose più, se devo essere sincero, stressanti e ansiose, più responsabilità da grande, per così dire. Però ci tengo, secondo me, in questi vlog ogni tanto a parlarvi e a rendervi partecipi di tutto quello che veramente succede nella mia vita, e quindi sì, spero che inizierò a farlo per bene in questo video e nei prossimi video. Ecco lo studio che avremo ancora solamente fino a fine maggio. Il 31 maggio ce ne andiamo via da questo qua e ce ne andiamo via da Lussemburgo, perché ci siamo stati più di un anno, quasi 15 mesi, ed è anche ora di fare un'altra esperienza. Lussemburgo, se avete solamente 25, 30 anni, 35, se finché non avete famiglia o se non venite qua per lavorare, perché qua ovviamente c'è un sacco di lavori e che pagano anche bene, io un pochino la sconsiglio. Diciamo che secondo me c'è poca vita e boh, non è proprio il massimo. Morning. Siamo vestiti con la stessa maglia oggi, eh? Ah, come vi ha assurdo, fatto? Non lo so, zio, assurdo. Queste cose che succedono. Vuol dire che siamo allineati. Grande, dai, bravo. Per me, mia, così così. Mia cocche. Ma io decido di vloggare, tanto tu switch it up. Così che ti porto con me in una giornata. In realtà, raga, mi sono messo letteralmente l'unica maglia che diciamo che trovo bruttina, ma perché tutte le drop shoulder nostre di Kaizen, quelle nuove che rilasceremo fra pochissimo, stanno a lavare, anche perché domani parto e vado a Roma da Ele. A parte che mi va di vederla e ci vediamo dopo, penso, più di 3 settimane. L'ultima volta ci eravamo visti era a Milano, ma soprattutto perché prenderemo probabilmente il nuovo garage dove vogliamo spostare i pacchi di Kaizen, principalmente per una questione di costi. I costi qua dalle spedizioni in Lussemburgo all'Italia costa veramente costi proibitivi, e prendevamo gran parte del costo su di noi. Quindi ad esempio facevamo pagare massimo 7 euro la spedizione dal sito, e invece noi ci costava più di 20 euro per farlo arrivare in Italia. Abbiamo scelto di utilizzare DHL, che è quello più costoso e quello che funziona meglio, però c'era questo, diciamo, mega squilibrio di costi che poi ci ha letteralmente impattati. E non era una cosa che consideravo l'anno scorso, perché l'anno scorso letteralmente avevo iniziato e l'avevo considerato più tipo un gioco, tipo boh, chissà come va, proviamo. E però ho visto appunto che l'anno scorso, arrivando a fine anno, facendo tutti i conti,
con Kaizen non siamo per niente stati in profitto, anzi siamo stati in perdita, e se noi vogliamo provare a crescere ci serve almeno un pochino di profitto per poter reinvestire nel team, ma soprattutto reinvestire nei lanci successivi. Comunque, già che ci siamo, vi aggiorno sulla mia definizione. Sto iniziando la sesta settimana, per ora sta andando tutto bene, effettivamente adesso sento fame abbastanza. La condizione che ho raggiunto, penso in termini di definizione, non l'ho mai raggiunta così diciamo presto e così lontano dall'estate, ma lo faccio perché è un mio obiettivo che voglio fare. Sto prendendo la palestra in questa maniera, voglio utilizzarla per testarmi e per testare le mie capacità. Io so che mentalmente sto sempre meglio quando sto in una fase di deficit calorico, proprio perché è come se mi portasse proprio il hunger dal cibo, mi porta anche il hunger in tutto il resto, nel fare i video, nel creare più contenuto e nel lavorare semplicemente di più. Sto ad esempio ridisegnando il sito di Muscoli a Vita e siamo partiti su una nuova piattaforma, TikTok. Ho detto per anni che non l'avrei mai fatto, invece ora siamo partiti, e tutto questo viene perché viene spesso quando io mi metto in deficit calorico. Mi ricordo i tempi dell'università, quando alla fine iniziavo la fase di definizione per l'estate ed era sempre in congiunta con gli esami o comunque con dei progetti, oppure l'ultimo anno con la mia tesi di master, e comunque riuscivo a combaciare tutto: la palestra, la tesi, gli esami e più in più il fatto di stare in deficit calorico. Ora è un pochino meglio perché letteralmente posso veramente dedicare molto più delle mie energie, molto più del mio tempo, e la sto vivendo appunto in modo molto diverso perché lo sto sentendo come un obiettivo che mi sono messo personalmente e quindi la sto vivendo meglio. Però non vi nego che ci sono dei giorni in cui letteralmente dal momento in cui mi sveglio sto abbastanza low energy e mi chiedo perché sto facendo questa cosa, però poi mi ricordo il vero motivo che lo sto facendo, e il fatto che è per testarmi, è per vedere se riesco a spingermi di più e arrivare a una migliore condizione quest'estate rispetto a tutte le estate passate, ma non per altre persone ma per me stesso. È un obiettivo che io voglio raggiungere per farmi vedere da solo di cosa sono capace. Che assurdo che ci siamo messi la stessa maglietta, yeah. Solo te che cosa rappresenta? A me era l'unica pulita. Infatti ho detto la stessa cosa anch'io. Io ho detto che dato che domani vado a Roma, mi volevo mettere tipo una cosa che così posso portarmi le drop shoulder di Kaizen a Roma, che sono le migliori. Ogni giorno che mi sveglio, appunto, come dicevo, faccio il digiuno intermittente per provare a sopprimere un pochino la fame, e tendenzialmente mangio più tardi, e veramente una delle cose che ho iniziato a fare è godermi il mio caffè iniziale mattutino, che a volte mi faccio in casa, come vi ho mostrato penso nell'ultimo vlog, molto facilmente, ma la cosa migliore è andarmelo a prendere da Starbucks, ed è penso che è quello che farò oggi, perché sembra una cosa così stupida, ma in questo momento quel sapore buono del caffè con del latte, con il vanilla sugar free syrup, che ovviamente lo sciroppo zero calorie che ci metto dentro, non lo so, è quel piccolo treat che ha tipo 50-70 calorie, che però mi mette di buon umore, mi sfama, mi dà un pochino di caffeina, il caffè è buono, e è una cosa che alla fine adesso mi dà parecchio. Quindi penso di sì, che noi andiamo a prenderci un caffettino e ci vediamo da Starbucks. Allora, siamo qua con il nostro iced latte skim milk, quindi latte scremato, e il vanilla sugar free syrup, che ha ovviamente un sciroppo zero calorie. E stavo dicendo con Sammy, tipo, veramente a volte ci sono alcune giornate dove io ne ho bisogno e ci siamo veramente rotti le palle di stare a Lussemburgo. Sì, cioè, abbiamo detto così tante volte, mamma mia, dovete sì. Venire qua un anno e poi capite. No, è proprio che poi, per carità, c'è gente che appunto sceglie di stare qua e ci sta. Per noi, con le nostre intenzioni, i nostri obiettivi, io mi sento che stare qua non c'è nessuno che fa più o meno quello che vogliamo, che stiamo provando a fare noi. E penso che tipo all'inizio non è che mi ha fatto effetto, ma adesso che sono più di un anno che siamo qua, è noto che sia io che Sammy cadiamo sempre nelle stesse abitudini, negli stessi pensieri quando torniamo a Lussemburgo, e quindi quanto è veramente noi stessi e quanto è tipo l'ambiente e le persone che ci circondano e quanto ci impatta. E penso veramente che venendo qua a Lussemburgo è più la seconda cosa, perché poi alla fine siamo in America, andiamo a Milano e ci sentiamo un sacco energetici. Anche adesso siamo qua, io non vedo l'ora di partire domani, che così vado a Roma, perché so che cosa trovo, no? Più calore, certo. Più bel tempo, sapponele, eccetera. E penso che quindi quando torniamo a Lussemburgo, non lo so, it's run its course, tipo è passato troppo tempo, ci sta veramente pochi highlights, tipo appunto veniamo a prenderci lo Starbucks perché è una di quelle cose che fai la mattina, poi ce lo prendiamo e cioè, alla fine costa 6 euro, quindi è un po' una stronzata che fai dal punto di vista economico, però lo fai perché c'è veramente poche cose da fare qua, non usciamo quasi mai, non spendiamo i soldi in quasi niente quando usciamo, spendiamo in cibo e spendiamo in tipo piccole soddisfazioni, tipo questo.
Comunque scusate, tipo in questo video beccherete il Giulio vero, probabilmente il fatto che sto appunto in definizione, che mi toglie un po' di inibizioni e parlo veramente la mia mente. E niente, vai Sam, ti lascio bere. Dai, cheers, bro. Hai bisogno pure te. Cheers, man. Cheers, man. Ci siamo fatti quel caffè, letteralmente ci serviva un sacco. Mi serviva anche fare quella clip e dire... Dillo forte. No, vabbè, vabbè, perché poi sembra che siamo solo negativi. Però no, ci sta pesando quel fatto. Però io c'ho bella fame. Oggi in realtà sarebbe dovuta essere la mia giornata high, perché sto facendo una calorie cycling. Non sto tracciando le calorie, vado ad occhio. Se guardate tutti i miei food habits negli ultimi anni, ho tracciato per un sacco di tempo, quindi comunque riesco a stimare facilmente in testa. Per chi non ha così tanta esperienza, allora consiglio di tracciare tramite un'app o comunque più precisamente possibile. Io sto facendo definizione, una calorie cycling, solitamente 2 giorni bassi, quindi mangio di meno, un giorno più alto. Appunto, non traccio, quindi non vi so dire esattamente i numeri. Se devo stimare, nella giornata alta starò intorno ai 2005, nella giornata bassa sto intorno ai 2000, forse anche di meno. Ma dato che domani parto e vado a Roma, starò con Ele da domani fino a domenica, anzi lunedì, quindi sono 4-5 giorni, ci sta, mi faccio una sorta di diet break di 4-5 giorni a mantenimento. Quindi oggi doveva essere il mio giorno high, invece farò il terzo giorno di low di fila. E al terzo giorno low di fila l'abbiamo fatto anche l'ultima volta, è tosta, è bello tosta, però è bello io faccio high day, infatti poi mi vedo soprattutto Mingherlino, però tipo a volte noto che tipo ci stanno un po' più di vene che escono naturalmente. Comunque tutto questo per dire che mi stavo facendo il primo passo della giornata. Che te guardate sei. Frutta, quindi una bella banana qua, buonissima. E la banana in realtà non è proprio un frutto di quelli che consiglierei, soprattutto se dovete, diciamo, se avete poche calorie, nel senso che è buonissima ma non è così sazia, magari c'è le stesse calorie se non di più, anzi forse di più, magari 100-120 calorie, che è di più di una mela, che magari è più croccante, sazia di più, però oggi ho proprio voglia. Poi un bel po' di fragole, queste sono 2 belle manciate, e le fragole sono uno dei frutti meno calorici, quindi veramente ottimo per avere più volume. Poi ho trovato uno yogurt diverso, che è questo skyr, quindi sempre skyr islandese, però di Arla, e mi piace di più perché, non lo so Zio, non l'hai mai provato te? No, questo? Che è? Questo è tipo come lo skyr, ma è un pochino più soft, quindi non è, avete presente che a volte prendete lo yogurt greco 0% con lo skyr ed è molto... Sì, questo è più cremoso. Questo è più cremoso, non lo so, questo è buonissimo, anche questo ovviamente 0% grassi. E poi ci butto dentro 2 fette di pan bauletto, così, perché letteralmente siamo messi così male in sta definizione che 2 fette di pan bauletto sono buonissime. Quindi questo sarà il primo pasto della giornata. Boh. Poi Sammy, non so se tu andrai in palestra, io oggi non ci vado, mi sono allenato 3-4 giorni di fila, quindi oggi per me sarà un rest day. Però ho filmato delle clip, mi sembra, nell'ultimo allenamento, quindi a sto punto le inserisco qua e magari facciamo un piccolo voiceover e vi parlo. Yeah. Dai, let's go. Allora, raga, questa è la terza volta che provo a fare questo voiceover, perché sono in aeroporto, quindi sto provando a parlare a bassa voce e quindi tipo i primi 2 non sono andati, invece mo proviamo a farlo funzionare. Vi faccio vedere quindi un allenamento in sottofondo e non vi faccio vedere tutti gli esercizi, ma solo questi 4 esercizi. Per quale motivo? Perché in questo momento che le energie scarseggiano in definizione, quello che faccio prima di ogni allenamento è veramente avere in testa gli esercizi su cui voglio veramente spingermi a dare il massimo e a progredire. E questi qua che vi faccio vedere sono proprio quegli esercizi in questa giornata in particolare su cui voglio veramente dare il massimo, iniziando appunto con questa incline press per il petto, che io sento molto bene. Ce ne stanno 2 in realtà molto simili, una che praticamente spingi più in avanti in orizzontale, una che spingi un pochino più in una maniera inclinata, e ho scelto questa qua inclinata perché la sento semplicemente meglio. E questo mi fa ricordarvi appunto, ricordatevi sempre di trovare le macchine, se usate delle macchine, di trovare degli esercizi che sentite bene nel muscolo target, ok? Non fate esercizi perché li vedete da altre persone e perché pensate che sono superiori ad altri, scegliete sempre gli esercizi con il razionale e che sentite bene lavorare il vostro target muscle. Passato poi a fare un rematore con bilanciere, questo barbell row, e qui sono sicuro che alcuni diranno: ma Giulio, come mai tipo ti spingi oltre il cedimento anche su questo movimento, non è già tassante abbastanza sulla schiena? E in realtà la risposta è sì, è abbastanza tassante, ma io voglio veramente provare a spingere e
lasciare tutto sul tavolo in un certo senso. Eppure se riesco a fare delle rep parziali dopo le rep complete che faccio, pure se sono 2 centimetri, 3 centimetri, io provo a combatterlo perché penso che posso andare a sfinire anche i muscoli che altrimenti non verrebbero portati a cedimento, no? Quindi magari facendo una rep completa andrei ad attivare tutti i muscoli, però poi quando il grand dorsale non ce n'ha più e non riesci più a tirare sul bilanciere, in realtà probabilmente se riesci ancora a fare 2-3 centimetri è perché un altro muscolo, ad esempio qua probabilmente il trapezio, il romboide, riesce comunque in realtà a fare ancora 2-3 centimetri di movimento, non è arrivato a cedimento, e per questo motivo io continuo finché non sono proprio morto, diciamo, e il pump è incredibile e non sento per nulla dolore diciamo sulla schiena, sui lombari, proprio perché riesco a trovare bene l'assetto e quindi decido di fare in questo modo. Sono passato poi a fare delle spinte verticali, in questo caso con i manubri, e è da un po' che non includevo delle spinte verticali perché avevo un problemino con la spalla, ma ora l'ho riniziato a fare, voglio veramente avere una spalla abbastanza stondata per l'estate, e quindi oltre a colpire deltoide laterale, colpire deltoide posteriore, voglio essere sicuro di includere anche un pochino di lavoro diretto, che sono appunto queste spinte verticali. Faccio solamente 2 serie, ma provo a progredire con queste 2 serie e per ora sta andando veramente una bomba. E per ultimo vi faccio vedere l'ultimo movimento, che è questo seated cable row, fatto un tantino diversamente, busto piegato leggermente, anzi un bel po' in avanti, e lo faccio perché voglio veramente andare a enfatizzare in questo modo il gran dorsale. Quindi invece di tenere il busto diciamo dritto e magari i gomiti larghi, tengo i gomiti stretti vicini al corpo e sono avanti col busto e provo veramente a tirare tracciando e portando i gomiti diciamo come se stesso scivolando sul per terra, e la contrazione nel gran dorsale è veramente fenomenale. Se avete problemi a sentire il gran dorsale, provate questa variante perché è veramente stupenda. Questo è tutto col voice over, un po' come old times, a me piace un casino farli, quindi fatemi sapere voi se vi piace farli, se vi piace sentirli, e lo farò anche nei prossimi video. E niente, io sono all'aeroporto in partenza per Roma e vi aggiornerò da lì poi con un vlog molto presto. Un abbraccio.